E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi recensirò un film che è su Prime Video. Si chiama Gold. Si parla praticamente di questo tizietto qui, che come possiamo vedere viene direttamente da The Wolf of the Wall Street. Sì, era proprio il cocainomane di inizio film che insegna al protagonista, diciamo, a fare il broker di Wall Street. Ecco, qui invece lui è il protagonista e semplicemente vuole diventare un cercatore d'oro. A dir la verità mi pare che anche il padre lo era, quindi ci sta. E è nella merda. La sua azienda va a puttane, quella che appunto gli aveva lasciato il padre, e quindi si deve reinventare da zero e tutto il resto. Lui va da questo tizio che aveva conosciuto, che semplicemente gli aveva detto una volta che aveva trovato un modo per scoprire il Gesù Cristo, l'oro, il rame, tutti i minerali, insomma, che si possono estrarre, perché è... E quando lo rincontra invece gli dice: no, guarda, avevo pippato, tutte cazzate, non ci credo manco più io. Lui invece gli dice: no, guarda, sto rovinato, quindi voglio proprio buttare gli unici soldi che mi sono rimasti per questa folle impresa. Indovinate un po', ci riescono, trovano l'oro e poi firmano un contratto che faranno a metà e metà, insomma, nelle Filippine, mi pare. Ecco. E niente, poi c'è tutto il film, è con lui che cerca di rimanere a galla, perché comunque entra nei grandi investitori di tutto il mondo e quindi cercano di affossarlo. E è carino. E per di più, poi c'è un momento in cui sembrerà che ha perso tutto, ma non vi dirò altro. Trama. Certo, ci può stare. Carina. Ci sono stati dei momenti in cui un pochino ho fatto però pochi, ci può stare. Personaggi, allora c'è lui e l'amico, basta. Tutti gli altri sono personaggini del cazzo che vengono e vanno, basta. Lui è un alcolizzato fumatore cronico che sta sempre rovinato, si vuole godere la vita e niente, ha una moglie con cui vuole, insomma, mettersi a posto e campare senza fare un cazzo, in poche parole. Il sogno, penso, di chiunque, soprattutto degli italiani. E l'amico, invece, è tipo un tizio un po' più carismatico, un po' più a posto, un po' più salutista. E niente, è quello un po' più sognatore, più carismatico. Lui è semplicemente quello che mette i soldi, diciamo. L'amico è quello lì che c'ha le palle. E basta, cioè fanno il loro lavoro, quindi darò un 6 e basta. Mentre l'obiettivo del film, secondo me, era portare appunto un film in stile The Wolf of Wall Street, oppure Trafficanti, che avevo recensito, mi pare, un paio di settimane fa. E niente, dilettarti ancora un po' per dire: ammazza che figo, questi hanno fatto i sordi. E ci sta, preso in pieno l'obiettivo, 8. Il voto finale 7, direi che rispecchia al massimo il film. Se avete voglia di film del genere, questo fa al caso vostro. Ci vediamo venerdì con il doppiaggio di Gold.